Oh, cari tutti, ragazzi, cari, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Poi stai adesso, cari, io sono Genius 39 e c'è anch'io, Stone. Finalmente, ragazzi, c'è anche Stone e siamo tornati con il CAF. Il mese scorso è mancato, quindi sì. Prima volta che il CAF manca, di solito si fa sempre una volta al mese, ma questa volta no, si è fatto, si fa più concentrato per Natale, dai, su. Sì, infatti, tanto siamo sotto Natale. Ricordo di fare altre domande con hashtag CAF Genius, hashtag CAF Stone qua nei commenti, così almeno non ve lo scordate, perché sono sempre di meno queste domande, anche le visual, i commenti sono sempre di meno. Come è passato, 2 mesi sono meno? Sì, perché la gente guarda il video, non è che lo va a rivedere dopo e fa la domanda. Vabbè. Soltanto alcuni fanno così. Se volete supportarci, ragazzi, condividete il video. Tra l'altro questo video esce domenica, doveva uscire PvP di Elzor, ma tranquilli, usciranno domani, perché il CAF devo farlo uscire assolutamente. Comunque iniziamo con le domande. Giuzo Suzuya chiede, anzi non chiede, affirma: CAF Golden Cat è bello. Va bene, lo dici te. Non so manco che cazzo è Golden Cat. È lui. È quello che va bene, scritto. Ok. Poi CAF Genius, farò un tutorial al Golden Cat su come usare le katar. Ormai l'hai detto. Sì, però è la domanda, quindi non lo faccio. Anche perché i tutorial li fa Prometheus, io li faccio direttamente le ranked e fine. Hashtag CAF Genius e Stone. Qual è il vostro gioco barra console che avete sempre voluto? Allora, gioco che ho sempre voluto, ma che non è mai stato commercializzato, né prodotto, né mai ideato: Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Quello lo aspetto dal 3, praticamente, però non lo faranno mai, mi sa. Console, invece, la PlayStation 4, in teoria a Natale dovrei averla. E invece? Yeah. Ora, gioco sempre voluto, non credo di averne avuto uno, perché ogni tanto cambiano. Ultimamente, ora devo vedere un attimo gli sconti di Steam, i soldi che ricevo a Natale. Dark Souls, uno dei tre, probabilmente l'uno perché è il più scontato. Poi Umbrella, Umbrella, sì, 350 Umbrella, domande. Meno male che le domande devono essere minimo 3 sì, una volta. Vabbè, dato che so poche, però cerchiamo di leggere e rispondere tutte. Sì. Velocemente, però. CAF, perché non cercate un modo per fare pubblicità? Potreste fare qualche video con canali diversi dai soliti, così più gente inizierebbe a conoscervi. A trovarli sti canali. Io ho chiesto a qualcuno, qualcuno me l'ha chiesto, il video poi alla fine non si fa più. Tanto Stone poi non c'è quasi mai, quindi sempre io devo fare collaborazioni. Che poi, non fa Umbrella, niente. Specifichiamo, è un mio compagno di classe, mi aveva detto: ah sì, poi ti devo scrivere una domanda sul CAF. Minchia! Una. Poi, vai, questa è tua. Hashtag CAF Stone, continuerai mai Walthrough di Undertale? Sto Walthrough di Undertale. In teoria sì. È regista. È da 4 mesi si dice sta roba, Poi CAF Genius, se Dio è onnipotente, potrebbe creare qualcosa tipo un masso che nemmeno lui riesce a sollevare? Sì, ovviamente sì. CAF, i vostri youtuber di YouTube Italia preferiti? Nessuno. CAF, detti un culo. Entrambi, dai. Sì, entrambi. Però io preferisco le tette, però dipende quali. Cioè, sì, il culo ci sono è... tette. Vabbè, poi CAF Genius, ci mostri le caratteristiche tecniche del tuo PC. Già fatte vedere l'altra volta, un paio di tempo fa, non mi ricordo. Hashtag CAF Stone, ci mostri le caratteristiche tecniche del tuo PC. Fa schifo, fa schifo. Caratteristica tecnica fa schifo. Ci ho aggiunto 2 giga di RAM. Poi CAF, perché non porti gameplay di giochi più famosi della grafica migliore, come potrebbe essere tipo un Far Cry o Battlefield, per esempio? Dammi soldi. Money! Non abbiamo i soldi. E neanche le console adatte. E poi ne ho portati due. Sto portando Pokémon, che non si sta cagando quasi nessuno, ma che porto perché me lo voglio tenere come ricordo. Fa 20 visual. Se volete vederlo, ragazzi, andate a vedere. Ho fatto anche Dragon Ball Xenoverse 2. Io compro quei giochi che mi interessano. Ho soltanto Dragon Ball Xenoverse 2 e Pokémon Sole, che erano i giochi che mi interessavano questo mese. Anche perché non è che posso chiedere ogni mese soldi da spendere per giochi. Anche perché, come visto su Dragon Ball, il mio computer non regge benissimo i giochi. Quindi dovrei aspettare la Play, che dovrebbe arrivarmi a Natale, in teoria. Hashtag CAF, c'è un limite di domande che un singolo utente può farvi nel CAF? Sì, perché potrei continuare a farvi domande per tutto il giorno. Sarebbe tre. Però se ne vedi poche come in questo, falle. Sì, falle, però le leggiamo solo se ne vedi veloce, poche. Poi CAF, l'ultimo anime che avete visto, cosa ne pensate? Te non hai visto un cazzo di anime, ovviamente. No, l'ultimo è il primo. No, anime inteso anche Dragon Ball Super. Cioè io sto qua, sì, Dragon vabbè. Ball Super. No. In realtà l'ultimo anime, ho visto i primi 2 episodi di Pokémon Sole e Luna su K2. Cosa ne pensate? Boh, sembra carina come serie, però Ash sembra ringiovanito. Mentre Dragon Ball Super mi piace, però ovviamente non è a livelli di Z. Ma come storia, a partire dalla saga dei tornei, è buona. Te invece? Allora, io l'ultimo che ho effettivamente visto è Hunter x Hunter, anche se ho cominciato un rewatch di Fullmetal Alchemist Brotherhood, però vabbè, lo sto praticamente riguardando perché l'ho già visto una volta. E beh, entrambi parecchio belli. Fullmetal Alchemist più triste,
Hunter Hunter è un po' più complesso e troppo lungo, secondo ma me. Hunter Hunter ancora non è finito. Non lo finisce. Non è finito, lo so, però è bello. Poi, Caffè, per concludere, perché avete deciso di aprire un canale YouTube? Vai a vedere il primo video. No, allora, sì, era il primo. Sì, era il primo. Abbiamo detto nel primo, abbiamo detto in un altro. Comunque, devi chiedere. La mia! E poi cazzo te lo dico in classe, vaffanculo. Ma siete fratelli, chiede Monkey. Sì, guarda il livello di barba e chieditelo. Io la taglio la barba, te invece no. È sì, diverso. Però anche il colore di capelli, eccetera, minchia, vabbè, sono diversi. Sì, vabbè, il naso è diversissimo, altezza testa in così, vabbè. Poi Caff, Cosmonin chiede, Caff, quali sono i vostri nomi reali? Già si è detto pure questa, comunque Giovanni. E io Filippo. Però mi dovete chiamare Gianni, non Giovanni, perché mi chiamano sempre così da quando ero piccolo. Lo chiamano anche i suoi genitori Gianni, forse anche all'anagrafe. No, l'anagrafe no, Giovanni, se no l'avrei mai detto. Poi Bobbe Channel, Caff, fate una nuova sfida, dopo quale è prosciutto Nutella mangiate un salame col dentifricio. No. Falla prima te, poi la faccio, va poi, bene? Poi facci sapere, vai. Ah, voglio il video però, eh. Poi Melon Colli, Caff Genius, iniziare una serie su Paladins magari anche con sto, non so manco che cazzo sia Paladins. No, lo so, perché Umbrella mi rompe parecchio il cazzo in classe su scaricarlo. E scaricatelo, io tra l'altro ieri sera è uscito un nuovo video su Paladins insieme a Prometheor e a MPZZ. Comunque no, serie no, ma qualche volta un video ci può stare, anche perché che serie ci fai su un FPS se non c'ha la storia? È così, è un FPS arena quello. E poi adesso passiamo alle ultime domande, che sono quelle di Atomo 2000 del Team GF. Caff, cosa c'è una volta in ogni minuto, due in ogni momento, ma nessuno in 100 anni? La M. No. Che palle te, stiazzo di indovinelli. Sì, la M. La M? Sì, una volta in ogni minuto, due in ogni momento, mai in 100 anni. Questa è giusta, bastava leggerla. Hashtag Capostone, non ci sei, tu non ci sei né su TS né su YouTube. La domanda è, cosa cavolo fai nella vita? Allora, studio, dormo, sto con la mia ragazza, mi faccio i cazzi miei. E non riesci a trovare un po' di tempo per entrare su TS o no. Giocare? No, ovviamente no. Ragazzi, sto Caff è da un mese e due settimane, sto dicendo, vero. Quando si fa il Caff, vieni, ci sei oggi, alla fine è venuto per un'ora e mezza, perché poi se ne deve andare ed è scappato. È straimpegnato, non so per cosa, ragazzi, veramente. Comunque, a proposito di TS, ragazzi, dal 12 cambierà l'IP nuovamente, cambierà l'host, cambierà l'IP, ovviamente farò un video al riguardo e troverete il link in descrizione. Perché la descrizione non sarà cagama a nessuno, ricordo che in descrizione ci sono anche Telegram, dove la gente sta uscendo invece di entrare, perché ragazzi, lo so che vi condivido soltanto i video, però, e se nessuno li vede, e che ci devo fare? Anzi, condividete i video se vi piacciono, così più gente arriva, più gente guarda, alloggia. Più gente iscrive al canale, va bene? Vai, poi, Caff Genius, perché detesti i miei enigmi? Perché non c'ho voglia di pensare nel Caff Time, non c'ho voglia di pensare. Poi, questa è tua. Caff Stone, penserei mai di abbandonare il canale? No, non credo proprio. Perché abusivo. No? Abusivo. Abusivo, non fa un cazzo tanto. Vabbè. Vabbè. Allora ragazzi, comunque, prima di terminare il caffè vogliamo farvi noi una domanda a voi. Siamo a 2385 iscritti. Ieri eravamo 88, l'altro ieri 82. Fanno su e giù, fate su e giù, su e giù, su e giù. Sembra che siate a scopà, e invece no, non ci siete. Siete a 2385, probabilmente domani saranno 86, non lo so. 84. Però ragazzi, io mi metto nei panni di una persona che vede il canale la prima volta e vede dei video che fanno 24 visual, 60 visual, un canale di 2300 iscritti. Non mi sembra una cosa bella, perché poi quello lì guarda i numeri e non si iscrive. E quindi ho pensato, l'anno scorso avevo detto, io sono contro quelli che disattivano il numero degli iscritti, perché non voglio gli iscritti che scrivono soltanto per quello, però se poi alla fine non si va avanti e bisognerà farlo, quindi chiedo a voi ragazzi, chiedo a voi, volete che lasciamo il numero degli iscritti visibile oppure che lo nascondiamo, ragazzi? Perché non lo so, sono indeciso su questa cosa, da una parte vorrei nasconderli, ma l'altra parte mi dice no, non devi farlo perché hai detto così e ti sei impuntato così. Quindi decidete voi, lui. Decidete voi, ragazzi, commentate, mi raccomando, commentate tantissimo e fate altre domande. E poi ragazzi, siamo quasi arrivati a 2500 iscritti, quindi anche per questo lo sto chiedendo di disattivare il numero di iscritti oppure no, di renderlo visibile o meno.
perché a 2500 in realtà non ci dovremmo, ci dovevamo arrivare 2 mesi fa. Sì, perché effetti, con tutti, secondo un po' di calcoli, con tutti gli iscritti che sono saliti, che sono scesi nelle stesse giornate, a quest'ora abbiamo tipo perso più di 100 iscritti, ne abbiamo guadagnati 30. Ed è una cosa bruttissima rispetto ai mesi scorsi, dove se ne perdevano pochi e se ne facevano tanti. Quindi adesso, ragazzi, non so cosa sta succedendo al canale, sta un po' morendo, però che noi siamo sempre... Io. Sì, non c'eri comunque nemmeno prima. Sto un po' morendo, ma non perché lo voglio io, anzi io continuo a fare video, anzi ne faccio anche 2 al giorno adesso per voglia dei World True, però comunque è sempre di meno, ragazzi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se quando arriveremo a 2500 iscritti, magari con le vostre condivisioni, i vostri mi piace, perché ragazzi, quanti più like un video fa, più ci sono probabilità di arrivare in tendenza o di essere... apparire tra i consigliati. E quello è un buon modo per crescere, ragazzi. Quindi noi non abbiamo mai chiesto like, però qui... Quando vi piace un video, il like, lasciatelo. Però se li nascondiamo gli iscritti non possiamo farlo lo speciale. E quindi la soluzione sarebbe nasconderli per arrivarci, avere questo periodo di prova e vedere se qualcosa cambia. Se non cambia niente, si torna visibili. Oppure si torna visibili una volta raggiunta la somma di 2500. Sì, o poco prima. O poco prima, e magari poi dopo si rimettono nascosti. Ogni tot. Perché capite anche voi, ragazzi, fare video, ok, è una passione, ok, tutto. Però comunque ci perdo tempo. Anche... Lui non fa un cazzo, io invece sì, faccio tutto io. Lui non fa niente, io invece sì, c'ho da fare 2 video al giorno, da editarli, da renderizzarli, da caricarli. Ok, dite, vabbè, ma sta al computer, sì, ok, però il tempo lo perdo comunque. Sì, e i suoi rompono le palle comunque. Esatto, quindi fateci sapere voi nei commenti cosa fare. Fate altre domande per il CAF, magari consigliate anche speciali da fare nel caso in cui raggiungessimo 2500 iscritti a breve. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei 2 video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.